qualche accorgimento particolare, qualche cosa di diverso rispetto alle altre vigilie, oppure l'approccio è sempre lo stesso? L'approccio è sempre uguale. Abbiamo rispetto del Piacenza perché è una squadra che sta facendo un buon campionato, è in linea con tutti i suoi obiettivi, e noi però dobbiamo cercare di preparare una partita buona per cercare di vincere. Quei 20 minuti di furore di domenica scorsa possono essere un'iniezione di autostima che magari i risultati precedenti avranno fatto un pochettino venir meno? La partita va analizzata in tutto l'arco dei 90 minuti, se c'è 20 migliori, l'atteggiamento, il comportamento della squadra è stato buono, non è stato preciso in determinati momenti, però poi ha trovato un po' di precisione, poi ha trovato un po' di autostima, poi l'ha persa alla fine, e quindi secondo me bisogna contestualizzare in tutti i 90 minuti. Le gare vanno analizzate così. Avete una tabella particolare, nel senso di arrivare a essere di nuovo al top della forma per le partite importanti, Bassano e poi il Cittadella, e quindi state crescendo? Com'è la situazione globale della squadra fisicamente? Prepariamo tutte le partite con la stessa intensità, prepariamo tutte le partite con la stessa programmazione, prepariamo tutti gli impegni come se fossero importanti. Non è che col Cittadella ci sono 6 punti a disposizione. Beh, più o meno. No, ce n'è 3 ogni domenica. Noi dobbiamo vincere col Cittadella, vincere col Bassano e perdere gli altri, ci sarebbe. Saremo a casa. Certo. Una alla volta. Bisogna fare ancora molte gare. Bisogna affrontare col piglio giusto, di settimana in settimana, analizzando bene le settimane. La programmazione è questa: guardare ogni gara, analizzarla, contestualizzarla bene, cercare di portare a casa il massimo. Questo è il programma settimanale di ogni settimana. Ecco, a livello di preparazione, aver lavorato dopo tanto tempo per una settimana intera, comunque 6 giorni, ha giovato un po' dal punto di vista fisico e psicologico. Senza avere intermezzi, sempre queste interruzioni, piacevoli finché si vuole, ma... Io devo avere sempre intermezzi. Beh, per me, io vorrei sempre giocare ogni 3 giorni. Adesso abbiamo finito ogni 3 giorni. E quindi vedremo, abbiamo più tempo per programmare la settimana, questo è vero, ma non si sa se sarà un bene o un male. Io ho un modo mio di far calcio da sempre, ho un mini ciclo ed è giornaliero, dove gli altri guardano molto, ma io guardo giornata per giornata, analizzo giornata per giornata, prendo spunti da tutte le giornate. Io ho mai fatto la formazione a lunedì, a martedì, ma... Fino all'ultimo momento che posso avere delle valutazioni, io me le prendo tutte. I giocatori quando la sanno? La sanno prima di andare in campo, la vigilia scuola. La riunione tecnica, non so, la domenica, alla mattina prima della partita? Ma non è come voi dite, voi dovete immaginare una partita alle 8, una partita alle 5, una partita alle 12, cioè, se non mettete in conto questo, la partita del lunedì, la partita del martedì, cioè la tempistica dell'allenamento e i giorni che vanno scandagliati, settimane piccole, corte, lunghe, brevi, ogni 3 giorni. Gli orari praticamente cambiano quasi spesso, perché sono le 3, sono le 5 e mezza, sono le 8, prima di andare al campo la sanno.